proprio adesso, non è possibile, non è normale. Questi sono i sacchi che usano i comuni già per differenziare, quindi mi dovresti spiegare già cosa ci fanno qui. Infatti. Ci troviamo in via Pomarella qua. Questo è un ex rogo enorme. Poi, cioè, non credo che si possa capire bene dalle immagini cosa c'è qui. Guardate, questo è amianto Eternit, quindi guardate, ci sono dei tubi di Eternit tutto bruciato qui, e ci troviamo proprio alle spalle del centro abitato. Il centro abitato si trova da quella parte, guardate. Ci sono tonnellate di amianto, tutto sbriciolato. Questo è tutto amianto sbriciolato, come potete vedere. E qua non so cos'altro. Questo ormai è diventato proprio una vera e propria discarica. Credo che ci troviamo a ridosso di terreni privati. Guardate. Anche da questa parte, non ci facciamo mancare anche da questa parte il nostro rogo. Qui è impressionante, guardate, questo è tutto amianto qua, tutto. Ci sono inerti misti ad amianto. Via Sant'Aniello ci troviamo, dove si trova praticamente l'isola ecologica, guardate. Ci sono altri tubi di amianto. Fa paura. Pezzi, eccolo qua, guarda che bel tubino di amianto. Wow. Questa ce ne sta uno a fianco. Questa è nuova proprio, fresca fresca. La busta già differenziata a plastica. Guarda. Le malattie della gente. La malattia, guarda, come si fa a pensare? Cioè, tu vieni a in casa una settimana magari. Sì, ma poi è aperta plastica, e poi venirla a gettare qua nelle case. Cioè, che deviazione mentale devi avere? Probabilmente credo che non l'abbia buttato chi l'ha differenziato. Bravo, io pure penso questo. Se nostro sforzo non facesse, sinceramente. Vedi, guarda amianto già interrato. Dove ci va la terra. Ci va la terra sopra, piove, fa. L'erba. E giustamente tutti questi cumuli di roba che tu vedi sotto ci saranno strade di amianto. Sì. Allora, ci viene interrato. Ristrutturazioni domestiche, no? Non dovrebbe neanche tanto. Quando si fanno fare a delle ditte che non sono regolari, quindi guarda, dicono, io penso veramente che guardate, mamma mia, impressionante. Madonna, ci ho immaginato. Chi si fuma sigarette col tabacco, ma tutti danno. Ottimo, quello che dicevo io. Fumate pure. Se non sbaglio, sotto al ponte di là è sempre amianto. Però là c'è, se hanno via tua, secondo me l'hanno buttata sopra il ponte. Se ci sono passati. Ah. Scusateci se non scendiamo, abbiamo i figli a casa, guarda, quindi. Guarda,
non pulimo questa nessuna malattia a casa. Guardate qua, impressionante ragazzi, impressionante. Quindi ci troviamo con rifiuti domestici, RAE, inerti, amianto. Tutto questo si sviluppa tra via Pomare e attraverso la E chiaramente potrebbero essere ristrutturazioni domestiche non dichiarate e quindi vanno a fare questa fine qua. Quindi complimenti a quei grandissimi signori che si sono fatti casa nuova sporcando la casa nostra. Oppure per risparmiare solo 100 euro per chiamare qualcuno. L'amianto non lo smalti. Ah, l'amianto, però pensavo proprio solo alla ma quello che costa non puoi abilitare il territorio. No, sicuramente, no. Sicuramente, no, sto dicendo nel senso che comunque non si mette neanche in condizione di smaltirle legalmente. Anche assolutamente. Solo mattoni, cemento, qualsiasi cosa sia. Incentivate questa raccolta dell'amianto. Incentivatela. Ecco qua. Giustamente i signori devono lavorare, poi c'è un campo di. C'è un campo di tabacco. Mi raccomando, fumate però, questo è ottimo. Fumate che vi fa bene. Tabacco all'amianto è ottimo. Faccia peggio. Grazie, scusate il disturbo. Questo poi con un creatore un coppo di trattore ci va via sta povera. E chi le che capisce? Ma non è, questo è il problema. Tutto sottovalutato, tutto preso sotto gamba. Sì, anche chi l'amianto. Ma quando le andiamo a piangere? Ci troviamo in via Traversa Piro nel comune di Santa Maria Capovetta. Santa Maria Capovetta, ecco qua. Questo qua per terra è Eternit bruciato. Eternit bruciato, ci troviamo davanti a dei copertoni di pneumatici di trattore, delle fascine di piegazione donate dai nostri agricoltori onesti. Donato, guarda che sotto questi rovi ci sono ex cumuli bruciati, sempre con, l'abbiamo documentato già l'anno scorso, amianto sbriciolato là sotto. Ok, quindi quello là, l'ex rovo, adesso ci sta la vegetazione sopra. Ok, qua c'è un'altra. Tutti questi cumuli sono tutti alti, esalti quanto a te. Ed è tutto materiale laterizio, sono laterizie e comunque ci sta, vedi, si vede anche da qua l'amianto, perché te ne accorgi dalle onde. Certo. Quello là sotto sono quello, un paraurti, me lo ricordo l'anno scorso, un paraurti dell'auto. Quindi possiamo dire che dall'anno scorso non è stato fatto assolutamente no, niente? No, niente, questa zona qua. Ok. E l'amianto, eccolo qua, se riesci qua sacchi, sotto. Vedi, sacchi di cemento. Esatto, qua qua sotto. Ma anche là davanti, guarda. Sì, sì. Tutto bruciato, vedi quanto è alto. Allora questo qua era un fosso. È un fosso, quindi è stato proprio riempito da inerti, da laterizi, materiale di scarto. Allora qua non è il caso proprio di scendere, ok? Qua non è proprio il caso. Ok, non ci facciamo venire la voglia di scendere. Noi siamo venuti qua il giorno dopo che l'avevano appiccato. Non ti dico come siamo stati per 2-3 giorni con mal di testa, con questo odore che non ci riusciamo a togliere dalla pelle, cioè si è proprio attaccato addosso. Allora poi vennero a mettere, noi quando siamo venuti noi, dopo 2 giorni hanno messo queste cassettine di plastica, che noi adesso dobbiamo risporre. Ma per dare colore, penso. Hanno dato un punto di colore alla... Ok. Per dare un tono di... Che è sta roba? No, questo è cosa di miccio, cosa di... Alberi. Amianto, guarda qua, sbriciolato, l'Eternit, guarda. Sta pure una carosiella aperta, speriamo che... Ecco Eternit ancora sbriciolato. Eternit. Sì, sì. Ma continua, guarda. La strada continua. Ecco, sì, sì, mi ricordo. Ho detto, guarda che ce n'è molto di più. Ecco guarda. Tonnellate, tonnellate e tonnellate. Guarda qua. Guarda. Allora, se tu guardi la base del terreno e ti rendi conto di quanto è alto, quello là, quello è un cassone sempre... Cioè guardate alle spalle che cosa ci siamo lasciati. Sì, sì. Un tino di amianto. Che si sta e venivano usati una volta pure per fare praticamente per fare il vino. Perciò poi vi chiedete perché i vostri nonni siano sopravvissuti solo 40 anni. Guardate il colpo d'occhio impressionante. Abbiamo un colpo d'occhio qui da fare invidia alle peggiori favelas brasiliane. Quello ci sta quel canale pure qua giù per quello. Guardate, tubi di Eternit, vegetazione completamente arsa, annerita, ma è viva e morta dei veleni che ci sono seppelliti, è morta proprio la vegetazione, come potete vedere, non è bruciata, ma
è morta. In proiezione, non so quanto è profondo là, guarda quanto. Porca troia. Guarda dove arriva. Ma guarda là dietro. Porca troia, impressionante. Guarda quello là, il cumulo di Macerata, vedi? È impressionante. Guarda che cumuloni. Guardate qua. È impressionante. E là già fa parte, no? Aspetta, giro a destra, Pippo. Là già fa parte di una serata. Faccio uno zoom su. Punti di confine, questi signori, questi grandi signori, si rimbalzano alle responsabilità. Guarda, questo c'è la fatica, come si fa. Le alte temperature che fondono il vetro, impressionante. E pure, abbiamo dovuto constatare anche la mia. Sì. Guardate che... Quindi sappiamo per certo che quest'amianto, una volta che è stato bruciato, ce lo respiriamo, no? Quindi nessuno si può tenere immunizzato. Io sto abita lontano, l'amianto si brucia per le campagne. Non siamo immuni, nessuno è immune. Arriverà sulle tavole. Palazzi, Donato, quella è tutta via Firenze, vedi? Via Firenze, queste sono le abitazioni, guardate, impressionante. Questo è il tifate che viene bruciato. Guardate qui. E noi siamo per la occupazione geografica. E distribuisce per bene in tutti i comuni. Le non camminare, prima di fare marcia indietro. E la grande meditrice parte da qui. Tira a sinistra e vedi a la casa. Sì. Ce ne andiamo di qua, facciamo una ripresa continua, magari poi dopo la velocizziamo. C'è un po' d'acqua se mi serve. Ah, questo è il mais, il buon mais. Buon mais al sapore d'amianto. Le gallette a mais, ottimo, se fatti. Non le prenderò più, sicuramente. Meglio il pane alla cassa di morto, cioè cotto a cassa di morto. Che c'è a mangiare? Ma che c'è a mangiare? Ma non tanto che c'è a mangiare, ma che c'è a fa mangiare sti figli? Che c'è a mangiare? Allora, questa casella qua pure hanno affittato. Sì, manca un autoveicolo. E se ti affacci nella caserella ci sta l'amianto. Andiamo, facciamoci questo giro con i nostri amici. Mettiamoci la mascherina. Via Pomara, sempre via Pomara. Questa l'ho fatta con Francesco Pezzullo. Ecco qua, mascherina. C'è la mascherina, qua ci sono. Guardate qui. Dentro c'è amianto, guardate se si vede. Ecco qua. Amianto, campi. È impressionante. Io non ricordo che ci fosse così tanta spazzatura nelle nostre campagne. Non lo ricordavo sinceramente. È impressionante. Da quella parte si va via Massantuno, no? Sì, si risbuca di nuovo. E qua invece siamo, questa è una via ferrovia praticamente. Guardate, qua ci sono mille avvisi di telecamere. Attenzione telecamere, come potete vedere tutti questi biglietti bianchi. Ma purtroppo noi abbiamo cercato, ma non abbiamo trovato telecamere. Però abbiamo trovato tutta questa bella spazzatura, che in effetti c'è anche qualche rogo. Ex roba, piccato. E quasi tutti i rifiuti domestici praticamente, spugne, tranne che questi sono i rivestimenti di frigoriferi. Attenzione telecamere, ma queste telecamere non le abbiamo proprio mai viste.
No, queste sterpaglie prende fuoco in un minuto, non ci vuole niente. Chiaro, però non bruciano solo le sterpaglie, ma bruciano anche i rifiuti che stanno